Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buongiorno, buonasera, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Oggi abbiamo un cantautore. Poi sono curioso di capire la sua idea di cantautorato quale sia, perché è importante. Ma prima gli voglio chiedere altre cose fondamentali per la vita. Signore e signori, Jacopo Perosino. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ciao. Senti, hai visto la nostra sigla, no? Tu cosa pensi dei treni? Che stanno sparendo lentamente. O meglio, sta sparendo una concezione di treni che diciamo, è rappresentata tanto per il secolo scorso. Quindi c'è una nuova visione. Sono nato negli anni Ottanta e sono figlio di, diciamo, una famiglia composita, quindi sono nato e cresciuto nel nord Italia, ma mia mamma è del centro Italia e adesso vive al sud, quindi per me i treni sono sempre significati chiaramente il collante naturale. Non erano, non, quando ero bambino non c'erano ancora i low cost, i voli low cost, quindi era sicuramente il metodo più naturale per muoversi. Però erano gli stessi treni allora che hanno trasportato intere famiglie qua in Italia dal sud al nord e prima ancora dal sud all'Europa. Quindi chiaramente hanno rappresentato tanto per, secondo me, per un certo tipo di narrazione, no, e di visione. Senza contare che, tra l'altro, adesso, però io sono come appassionato, non come esperto, però sono sempre stato molto affascinato dall'arte cinematografica e sicuramente, diciamo, da dopo gli esperimenti dei fratelli Lumière, diciamo, il primo grande wow, la prima grande sperimentazione cinematografica è stato il famoso treno, no? Che si avvicinava alle persone e le faceva spaventare. La meraviglia, diciamo, è stata anche quello. E se tu dovessi scrivere una canzone su un treno, cioè non come argomento il treno, no, viaggiare in treno e scrivere una canzone, imbracciare la chitarra in uno scompartimento vuoto. Su che... una bella domanda questa. Prima di tutto utilizzerei... Stiamo ancora parlando dei treni, diciamo, quelli un po' più datati, quindi quelli che non avevano tutta la compressione sonora che c'è adesso. No, quelli con rumore. Bravissimo. Intanto quella sarebbe la mia percussione, quindi il mio BPM, e utilizzerei assolutamente quello come portamento ritmico, quindi sarebbe sicuramente un brano che avrebbe delle sonorità, probabilmente rockabilly o Tex-Mex, perché avrebbe comunque questo andamento utilizzando diciamo il tatac che dicevi tu come rullante e il cambio binario come cassa. E l'argomento probabilmente sarebbe una canzone d'amore, credo, perché posso sempre immaginare di allontanarmi da qualcuno o di avvicinarmi a qualcun altro. Sai, secondo te si fa... Allora, te lo dico da chi ha vissuto questa esperienza. Sono più vecchio di te. E sono stato un interrailer, un viaggiatore in interrail. Ma secondo te, di notte, con una sconosciuta, si fa bene l'amore in treno? Beh, penso di sì. A me è capitato, devo dire la verità. Anche a me. Anche a me, di notte. Beh, credo che
credo che l'eccezionalità del luogo, comunque, il movimento, l'andamento, e comunque il dover condividere tutto il mondo all'interno di uno scompartimento 2x2, cioè in quel momento il tuo mondo è tutto rinchiuso lì dentro, sicuramente aiuti l'approccio e lo scambio, ecco, Lo chiamiamolo così. scambio. Sì. Senti, in treno quando si viaggia si legge. Ora si leggono i cellulari, ma prima si leggevano i libri. Voglio sapere, ti ispira i libri per scrivere le canzoni? Sì, assolutamente sì. Io per fortuna ho mantenuto, nonostante non ripudi la tecnologia e quindi legga ormai anche parecchio dal cellulare, continuo comunque, per fortuna mantengo il piacere della lettura su carta, anche perché ti devo dire la verità, specialmente nei viaggi in treno dove magari non ti capita spesso di avere né la carrozza né la disponibilità economica per classi di biglietto elevate, dopo un po' magari manca il caricatore. Quindi per fortuna, anche soltanto per la salvaguardia di mantenere un contatto telefonico per quando arrivi per avvisare, spesso sei obbligato a mettere da parte i dispositivi a batteria e prendi in mano il libro che per fortuna non si esaurisce. Quindi c'è anche questo grande vantaggio nella carta stampata. E invece, tornando proprio alla scrittura di canzoni, sì, devo dirti che la letteratura mi aiuta molto. Per esempio chi? Sono curioso. Ma guarda, io potrei partire dal citarti, diciamo, l'opera che mi ha ispirato per il mio primo disco, che sicuramente è stato il testo teatrale del Mantello di Dino Buzzati, però l'opera teatrale nasce da un atto unico, da un racconto, quindi da un racconto breve suo. Questo è stato, diciamo, la miccia, diciamo, la brace scaturente, tutto quello che poi si è costruito. Però, ad esempio, ci sono stati, mi sarebbe piaciuti tanto i grandi autori americani del Novecento. A loro mi sono avvicinato un po' per sfida, no? Per scherzo durante l'adolescenza, subito per sentito dire dai più grandi, devo dirti, il primo è stato Bukowski, però poi da lì invece sono andato a ritroso, cioè indietro, e ho cercato quali fossero stati i primi, diciamo, maestri, non suoi I maestri, maestri perché poi si. Bukowski. Sì, in realtà non i suoi maestri, però sicuramente la letteratura americana di poco antecedente. John E Fante. secondo John Fante, Kerouac, e Che quindi tutto ero, quello che è stata certo. la Beat Generation. In parallelo, tra l'altro, sai, io la vedevo anche come un parallelo molto centrato con la musica che mi ha appassionato, quindi la musica il blues, il jazz e tutte le varie derivazioni. Quindi queste erano sempre la colonna sonora di quegli scritti lì. Quindi ci ho sempre visto questo binario, per tornare al treno, parallelo, continuativo rispetto a una tradizione, che mi ha poi portato invece al blues italiano, cioè non al blues, ma alla musica delle radici qua in Italia, che è stato poi il mio punto di arrivo, anche se era la più vicina geograficamente. Hai citato Kerouac. Kerouac faceva delle improvvisazioni poetiche, il blues and poetry, il jazz and poetry. E il tuo rapporto con la poesia qual è? Perché non è, la canzone non è poesia, questo No, sono non. d'accordo. È più difficile la poesia perché secondo me almeno, poi sono tutti pareri personali, è più difficile perché devi rendere con la metrica della parola tutto, cioè quindi con la forma e la sostanza, senza aiutarti con la musica, nel caso della canzone, che comunque ti aiuta per quanto riguarda le impressioni, i paesaggi, i colori. E invece nella poesia no, devi servirti proprio della parola, del significato che ha e del suono che ha essa stessa. Quindi trovo che sia un lavoro sicuramente più complicato. Poi devo dire che l'underground di recente ha
ha visto un'evoluzione della poesia, no? Perché quando io ero bambino la poesia che veniva anche scritta o declamata dai poeti, che erano pochissimi quando ero bambino i poeti, era una categoria che sembrava sparita. Poi ha avuto, secondo me, nuova linfa da un nuovo modo di intendere anche la parola e la poesia stessa, e sono nati, diciamo, delle figure di poeti, possiamo chiamarli metropolitani, figure nuove, che hanno trovato un nuovo modo, hanno coniugato un modo, diciamo, più accademico, canonico, che secondo me è un po' quello che in realtà Kerouac nel suo periodo, nel suo Certo. contesto, aveva fatto, quello che poi hanno, secondo me, fatto con la poesia del primo Novecento, quindi dal manifesto di Marinetti, poi quello di unire il suono, il neologismo, la musicalità, no? Togliendosi da stilemi classici. Io ho visto, almeno mi sembra di vedere questa cosa fatta oggi. Io, ad esempio, sono un grande appassionato di Poetry Slam, che sono appunto questi incontri di performer. Poeti, chiamiamoli, alcuni sono più poeti, alcuni più performer, alcuni sono più narratori, preferisco usare narratori che storyteller, anche se ormai il gergo è quello di definirli storyteller, che hanno 3 minuti per presentare il loro componimento. Quindi magari non è proprio una poesia classica, un componimento al pubblico, creando interazione, creando intrattenimento. E a me piacciono tantissimo, ad esempio. Mi è capitato di suonare come accompagnamento in uno di questi Poetry Slam, ma anche proprio come pubblico. Trovo siano molto divertenti e molto interessanti. Senti, alla poesia, il nostro comune amico Chico Siriani lo direbbe, si abbina il vino. Tu sei piemontese. Sì. Chi meglio di te conosce il vino? Abbastanza. Allora, rispetto alle tue canzoni, che in generale, che vino abbineresti? Allora, vabbè, ti dico sicuramente diciamo nel podio, due posti sono inevitabilmente occupati dal Barbera. E dal bianco metodo classico, cioè quello che a me piace non è un tecnicismo, sicuramente gli enologi mi picchierebbero, però quello che a me piace definire il bianco piemontese in contrapposizione al prosecco, quindi quello che è il brut, se vogliamo, però quello fatto metodo classico. Quelli sono i due vini principali, il bianco e il rosso, sono comunque nel podio. Se devo dirtene un terzo, ti direi sicuramente un vino siciliano, un rosso siciliano al momento, un po' perché io non ho origini siciliane, ma mia madre vive in Sicilia ormai da più di 20 anni. Io considero la Sicilia una seconda casa. E poi perché l'ultimo disco che ho fatto, che uscirà a breve, è stato, diciamo, creato proprio a quattro mani con un musicista siciliano. E con una piccola etichetta siciliana. Quindi, in questo momento, se mi parli di canzoni di vini da abbinare, due devono essere chiaramente più che piemontesi, astigiani. Astigiana. Sì. Senti, sai che io amo Asti, ci siamo parlati. Io amo Asti perché ci ho lavorato 10 anni e ti resta nel sangue, Asti. Senti, quanto c'è di astigiano nelle tue canzoni? Guarda, per quanto io abbia iniziato a scrivere canzoni ispirandomi a tutti i posti più lontani possibile da Asti, sia in precedenza, nel collettivo con cui ho iniziato a suonare, sia anche nel mio primo disco, cercate di trovare la canzone davvero negli angoli più lontani. Alla fine, invece, per il lavoro che ho fatto adesso, mi sono trovato davvero a vederci tante cose di Asti, tante cose della gente che io conosco, che frequento, con le quali sono cresciuto ad Asti. E
Quindi ti direi davvero tanto, solo che sono cose molto, molto celate. Guarda, allora, prima di tutto scrivere canzoni, sei artigiano e scrivi canzoni, o se scrivi canzoni ispirandoti a certe sonorità, devi sempre fare attenzione perché hai dei mostri sacri sempre lì in Eh agguato. beh, il maestro per Però devo dire, eccellenza, eh. lui e anche, guarda, anche altri, potrei dirti, vabbè, oltre a Paolo Conte, suo fratello sicuramente, un insospettabile Giorgio Faletti, è stato autore di canzoni molto interessanti. E poi io devo dirti onestamente che, anche se non è astigiano, se non era astigiano, bensì cuneese, però appartiene a territori che sono molto simili tra di loro, Sì, quindi Monferrato, vero. le Langhe, Roero. Io ci metto dentro anche Gian Maria Testa, perché molte suggestioni delle sue canzoni appartengono a un immaginario contadino che accomuna, se vuoi, questi autori. Però quello che volevo dirti è questo, che ad esempio io ho sempre trovato molto speciale da ascoltatore il fatto che i francesi amassero le descrizioni di Paolo Conte. Convinti che parlasse della Francia, lui in realtà parlava dell'astigiano, però lo condiva in maniera egregia, ogni tanto facendo qualche allusione, no? Giocandoci un po'. E questo, secondo me, è il modo migliore per inserire le tue origini e la tua terra all'interno di un discorso universale, come dovrebbero essere le canzoni. Quelle di Paolo Conte lo sono perché è un gigante, bisogna vedere se ognuno di noi riesce a trasmettere quell'universalità nelle proprie canzoni. E il tuo ultimo disco di che cosa narra? Guarda, parla principalmente ci sono tante paure all'interno. Io ho iniziato a scriverlo nel 2019, quindi quando era uscito il primo, tra l'altro, e volevo parlare, diciamo, delle mie paure rispetto al futuro, quindi è una cosa di cui io non avevo mai parlato, il presente e il futuro. Tendenzialmente scrivevo ispirandomi a storie passate, o dai libri, o dai racconti, o dalle leggende. Ho sempre guardato al passato, e anche per il primo album, alla fine ho raccontato una storia che era ambientata durante il primo conflitto mondiale. Quindi volevo trasmettere l'idea del viaggio, della transnazionalità, però ispirandomi a un racconto vecchio, comunque del Novecento. Invece ho iniziato a scrivere queste cose perché mi sono interrogato su alcune paure del presente e del futuro. E questo prima che avvenisse, diciamo, tutto ciò che sappiamo è avvenuto in questi ultimi 2 anni, prima rilegandoci in casa, quindi ponendoci la paura di un qualcosa di invisibile, intangibile, che però comunque mieteva vittime. E prima soprattutto dell'attuale situazione, dove invece il terrore diffuso o che si cerca di diffondere è legato al conflitto, all'escalation di violenza e alla potenzialità atomica di tutto quanto. Quindi non c'entrava niente con tutto questo, io parlare di paure sul futuro. Poi mi sono trovato in questa situazione in cui ho fatto questo disco e paradossalmente invece di chiudermi o cavalcare un'onda, ho acquistato consapevolezza lavorando qua in casa nella composizione o nella condivisione con appunto Marco Corrao, che è il coproduttore artistico con me di questo lavoro. Proprio in questa condivisione invece ho acquistato consapevolezza e alla fine mi sono reso conto che il disco lentamente ha preso tutte queste paure e almeno nel mio desiderio, in quello che percepisco io, ha acquistato un valore politico, evitando lo slogan, secondo me. Quindi alla fine è una. A me piace pensare che sia un'opera che porta dentro, nelle sue paure, un messaggio politico, che poi secondo me è anche l'obiettivo che ha la politica, no? Cioè quella di combattere paure, da un certo punto di vista, risolvere
esigenze e combattere paura. Senti, tu hai parlato di messaggio politico. Mi viene in mente che mi viene da fare questo parallelo. Lolli, per certi versi. Bassignano, a proposito di piemontesi, perché è di Cuneo, Bassignano. Sì, ti è stato detto. Tutti pensano che sia romano invece di Cuneo. Il vecchio cantautorato, che aveva dei messaggi politici. Sei un po' continuatore di questa lezione. Mi piacerebbe perché io da quando ho iniziato a scrivere canzoni ho sempre pensato che di voler esprimere un qualche contenuto, un qualche messaggio. I grandi che io ho iniziato ad ascoltare avevano questa esigenza qua, ma non ti parlo solo di cantautorato italiano, banalmente io trovavo commovente il messaggio nelle parole di Bob Marley, le prime volte che ho iniziato a chiedermi che cosa volesse dire, no? Quindi al di là del ritmo, della musicalità, delle canzoni in levare. Poi a un certo punto mi sono chiesto, ma cosa vuole dire? No? E lì ho capito qual era il messaggio che stava dietro, l'esigenza, l'urgenza. Quando ho iniziato a scrivere canzoni, per me è stato lo stesso, volevo rappresentare, dare voce a un'urgenza. E questa urgenza qua, sostanzialmente, io credo che sia veramente sempre un qualche messaggio politico. Voglio dire, anche la preghiera è un messaggio politico. Quindi la canzone può essere davvero in certi casi una specie di preghiera laica che deve racchiudere in circa 3 minuti, 3 minuti e mezzo, un universo, qualcosa di più grande, che ti possa aiutare a ricordare, ad avere un'ispirazione. Quindi sicuramente sì, cioè a me piacerebbe, è comunque l'intento che voglio cercare di trasmettere alle mie canzoni, poi da lì a riuscirci chiaramente. Secondo passo, però. Ancora un paio di domande. Di che sonorità hai rivestito il tuo disco? Avete, tu e Marco, nel senso che il Sì, produttore artista. ti ringrazio di questa domanda perché io ho presentato a Marco un progetto che nasceva da due grandissime. Da due grandissimi da un padre e da una madre, ecco, era il riassunto di due grandi filoni, no? Che a me hanno appassionato sempre tanto. Uno era quello delle sonorità delle musiche del Nord America e l'altro quello invece più tropicaliste, più del sud del mondo. E sembrava un azzardo far andare insieme queste due correnti, questi due filoni. Tra l'altro, non essendo io un purista e non volendolo essere. Perché poi uno può scegliere di suonare e sviluppare progetti molto standard, molto ligi, ma non era il mio intento. Io avevo queste due facce, no? Queste due facce della medaglia. E io già vedevo il mio disco come un disco bilaterale, come un disco come un Giano bifronte, quindi doveva già avere due nature diverse che si congiungevano, però non trovavo il modo. E in questo è stato, secondo me, molto utile e molto. Mi ha arricchito molto lavorare con Marco perché la sintesi di questi due discorsi, quindi quello che è stato un discorso estetico omogeneo, la soluzione me l'ha suggerita lui e l'abbiamo sviluppata insieme ed è quello di è stato quello di creare delle stanze sonore utilizzando l'elettronica, ma inteso come la destrutturazione e la ricomposizione del suono che io avevo già costruito per dare un'omogeneità. E quindi a un certo punto ci si trova in una situazione in cui un brano che magari ha delle scelte stilistiche, armoniche, a volte melodiche, affini al jazz, e un altro invece più avanti durante il disco, che magari lei è più affine alla rumba o alla milonga, in realtà proprio perché arrivano da. Prima di tutto da un'origine percussiva comune che è l'Africa. Però poi sembrano davvero sposarsi e amalgamarsi bene grazie all'utilizzo di questo spazio sonoro, no? Nel quale far muovere queste musiche
E quindi all'orecchio non ti sembrano cose davvero tanto lontane. Senti, lo porti in giro questo disco? Beh, questo sarebbe il primo grandissimo obiettivo dopo 2 anni in cui praticamente ho concentrato date solo durante l'estate, non ho conosciuto l'inverno praticamente come attività live. Quindi in questo momento stiamo, diciamo, gestendo quella che è l'uscita, che sarà appunto a metà aprile del lavoro e già, insomma, cercando di capire se ci può essere un certo interesse. Io ad esempio ho suonato qua a Torino una serata con altri musicisti torinesi, nelle quali ero da solo, ma ho già dato, diciamo, un assaggio da solo, suonando 3 o 4 di questi brani nuovi, un po' anche per sondare le reazioni del pubblico, perché poi alla fine ti chiudi, lavori 2 anni. È Certo. vero che, è vero che lavorare con dei collaboratori ti aiuta molto, perché a un certo punto ti dicono: guarda, forse tu hai Cambia inventato qualcosa, ma direzione. magari questa cosa non funziona bene. Però poi a un certo punto dici: vediamo cosa ne pensa il pubblico, qual è la risposta. Quindi sì, l'obiettivo per quest'estate stiamo cercando di costruire una situazione live, magari per adesso partendo anche proprio dalla Sicilia, in parallelo, per diffondere sia il disco sia il lavoro di questa piccola etichetta, che è quella che si chiama Suoni Indelebili, per la quale uscirà il disco. Quindi sì, assolutamente. Bene, bene, Verrà anche a Jacopo. Genova, spero. Spero di sì. Guarda, non è una certezza, ma io sono sempre positivo, quindi mi piacerebbe molto, anche perché non ho mai suonato a Genova, devo dirti la verità. No, non è vero, scusami, ho mentito e chiedo scusa. Ho suonato l'estate del 2019 per un festival che si teneva una volta a Varigotti, e nell'estate del 2019 si sono spostati a Genova in un palazzo bellissimo, nel quartiere San Pier d'Arena. E quindi è stata la mia prima e per ora unica, spero di poter fissare, volta in cui ho suonato a Genova. Noi ringraziamo Jacopo Perosino. Grazie a voi. Gentilissimo, che dire? Beh, signore, signori, sigla. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.